Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2013, il nostro campionato classic. Riprendiamo dalla quarta gara, il quarto appuntamento, cioè il circuito di Spa. Siamo con la nostra Williams del 92. Allora ragazzi, come avevo anticipato nell'ultimo video, in questo GP proviamo a ritornare alla difficoltà leggenda. Per adesso abbiamo fatto il primo GP a leggenda, il secondo e il terzo ad esperto e adesso riproviamo Spa a leggenda. Non è il miglior circuito per andare a leggenda, visto che è un circuito estremamente difficile, però Spa mi piace troppo. Quindi, come detto, preferisco in realtà fare delle gare a difficoltà leggenda e arrivare nelle retrovie, però comunque battagliando, piuttosto che fare un GP a difficoltà esperto e avere tra virgolette il compito facilitato, perché comunque abbiamo fatto Brands Hatch e il Canada, che sono due piste abbastanza tra virgolette semplici, quindi siamo andati abbastanza tranquillamente al traguardo, rimanendo in prima posizione per tutto il GP. Spa sarebbe già difficile ad esperto, però proviamo a fare leggenda. Magari rimettiamo la visuale, quella dal di sopra del casco, e così abbiamo una visuale un po' più cazzuta, e vediamo un po' come va. Ho fatto un paio di giri giusto per vedere la pista come andava con quest'auto, e proseguiamo niente con questo campionato personalizzato con auto anni 90. La nostra, come detto, non è estremamente performante rispetto soprattutto alle Williams e alle Ferrari del 96, che sono due più quelle del 99, che sono altre due, quindi sei auto sono un po' più performanti della nostra. La nostra è un po' più vecchiotta, però è quella che mi piace di più, veramente la Williams del 92 è veramente bellissima. E quindi niente, facciamoci questo giro lanciato di qualifica. Mettiamo 1, 2, non so se mettere stabilità e velocità in curva. Io direi di mettere una tacca più a destra, così vediamo un attimo cosa ne viene fuori, sperando che magari in gara ci sia sole. Comunque non lo so, proviamo, proviamo, vediamo cosa ci esce. Cazzuti e cattivi, mi raccomando, concentrati. E come detto, non sarà per niente facile, ma noi ci proviamo, ci proviamo. Vai. Ecco, già abbiamo perso la bomba nella prima curva, ma va bene. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosina qui. Le auto più recenti avranno il compito facilitato, perché sui rettilinei se ne vanno. Noi, anche se mettiamo al massimo, ma più di tanto non andiamo, cerchiamo di guadagnare un po' nel misto. Sarà per niente semplice, ma dai, no, mi sa che conviene cambiare assetto. Mettiamo quello misto, quello medio, perché così. Però facciamocelo comunque il nostro giro, almeno facciamo un po' di pratica, dai. Prendiamo un po' di confidenza con la pista, che è veramente molto tecnica e difficile, però è la pista che più mi piace di quelle attuali, diciamo. Per il resto poi c'è naturalmente Imola, che è estremamente cazzuta, però Spa è Spa, mamma mia. Spa è il top, molto difficile, però vabbè. Non è che sia andata benissimo. Siamo arrivati in realtà ottavi, quindi non sarebbe neanche malissimo. Però direi di farcelo un altro giro, e magari mettiamo l'assetto quello medio, se ce lo fa cambiare, se non sbaglio sì. Allora, questo è quello base, 1, 2, 3, esatto. Ok, questo intermedio stabile, bilanciato. Proviamo con questo, perché anche se perdiamo un po' in velocità massima, però in quei curvoni dobbiamo avere più carico aerodinamico possibile, perché altrimenti perdiamo molto. Spa ce l'ha sti curvoni veloci, quindi dobbiamo provare in ogni modo a resistere. È qui, è qui.
che lo di resistere più possibile. E buonanotte, si vanno a bomba. La sesta un pochino la possiamo allungare, però è abbastanza competitiva comunque, come vedete. Con questo assetto la tiene un po' meglio la pista. In gara sarà molto più difficile, però come detto ci proviamo a leggenda, poi quello che c'esce c'esce. Bomba. Guardarci indietro, non ci distraiamo. Attenzione perché abbiamo fatto un girone. Mamma mia, ottimo, ottimo. Va benissimo così. Pole position, grandissima. La nostra Williams ottavo. Coulthard, va bene. Grande. Adesso vediamo in gara però, perché sarà un po' complicato mantenere le gomme. Sì, molto complicato mantenere le gomme, sempre per il problema dell'usura. Vabbè, noi ci proviamo. Vediamo sempre con che gomme partiamo e poi ci regoliamo noi per il pit, quando farlo o meno. Se riusciamo a saltarne uno non sarebbe male. Però, come detto, è meglio battagliare un po' di più, anche se magari non arriviamo primi, però ci divertiamo un po' di più, anche se rimaniamo nelle retrovie. La prima pista è stata un po' difficile perché, come detto, era da tanto che non rigiocavo a Formula 1, quindi dovevo riprenderci un po' la mano, e comunque era una pista abbastanza difficile, poi sul bagnato, quindi abbiamo fatto un po' di cagate. Le altre due forse ad esperto erano un po' troppo semplici, anche se esperto in realtà è una difficoltà abbastanza elevata. Adesso è andata bene così. Oddio, bene così in qualifica. Adesso vediamo in gara, perché qualifica il giro l'abbiamo fatto senza errori. In gara è molto più difficile mantenere la concentrazione, soprattutto poi con le auto alle calcagna, o soprattutto con auto davanti che devi recuperare, peggio ancora quando le gomme saranno smaciullate. Ma noi ci proviamo, sempre con estrema cattiveria. Vai, mi raccomando, fate il tifo, eh. Prima curva fondamentale, meglio mantenere la corda qua, non farci inchiappettare, perché se mettono in scia ci bruciano. Andiamoci dalla scia. Occhio adesso a gomme fredde, che ecco, guarda, neanche tanto fredde in realtà, però abbiamo fatto un po' di danni là. Vabbè, pazienza. Volassero gli altri, non andiamo. Quei cazzo di cattivi, poi peggio per loro. Vedo c'è Villeneuve, attenzione. Attenzione a Jacques. In teoria dovremmo stare con gomme morbide, infatti. Sono 11 giri, se riusciamo ad arrivare
Non saprei se al quinto gliela famo. Abbiamo le calcagna a portarci su. Quella Williams. Merda, merda, merda. Va a bomba. Ok, abbiamo fatto un attimo cordolo d'osso. Via, via. Quello ruge a bomba, dobbiamo farlo perché questi poi dalla come va. Là dobbiamo rischiare un po', però è pericolosissima perché il cordolo finisce subito, ti ritrovi subito sulla terra. Almeno il cordolo è bello largo, eh. Via, via. Sarà una bella lotta, mi sa. Però vi ho detto, meglio così, meglio battagliare che tra virgolette vincere facile. Oh. Mamma mia, se arriviamo inchiodati qua. C'è un'ottima ripresa questa volta. Via, via. Una bomba. Mamma mia. Come sempre ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su queste gare, questo campionato. Che questa è difficilissima di curva, soprattutto quando piove qua. Là te ne vai all'aceto, cioè è facile che ti rigiri, che si va in testa coda. Merda, là si deve prendere molto più largo il cordo, cioè ho sbagliato a prenderlo il cordo perché bisogna rimanere larghi, sennò ti ritrovi su quella dopo ad avere una traiettoria sbagliata e si esce su quel cordolo con la terra che ti pianta. Maledizione, ci abbiamo le calcagna. Mamma mia. Via, via. Villeneuve rimane attaccato. Si schioda. Le gomme stanno iniziando a dare qualche piccolo segno di cedimento, soprattutto le anteriori, per la fase qui in discesa, che Damon Hill sta macinando giri veloci. Ecco, in questa fase le anteriori le smaciulliamo, perché sia in discesa che sono quelle che stanno più in appoggio.
iniziamo ad avere qualche leggerissima difficoltà, è un po' meno precisa in entrata in curva. Vabbè, nella prossima in teoria dovremo fermarci, vediamo cosa ci dice. Attenzione a Villeneuve che sta proprio attaccato. Per evitare cagate, merda, ecco. Ne faccio una nel cambiare. Io dico io di mettere i duri. Alla prossima sosta monteremo pneumatici duri. E qua ci siamo arrivati male perché presa male la curva. Va bene, dai, ultimi 6 giri li facciamo poi con le dure. In teoria adesso Villeneuve dovrebbe uscire con noi, cioè rientrare con noi al pit, quindi occhio, merda, mamma mia, sì, non reggono più tantissimo, quindi occhio a sti curvoni. L'importante è che non lo fanno passare. Cosa pericolosissima il pit se rientriamo tutti insieme. Qua riguadagna tanto, maledizione. No, lui ha proseguito. Mettiamo miscela bassa, magari guadagniamo un pochino. Poi rimettiamo miscela media. Vai, vai. Merda. Un pochino abbiamo perso, mi sa. Vediamo un po'. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Ok, miscela normale. Adesso dobbiamo far scaldare le gomme prima di poter mettere miscela elevata. Lascia fare Coulthard. Siamo più cazzuti. Facciamo scaldare un po' le gomme magari per questo giro e poi faremo la miscela elevata. In teoria Villeneuve essendo rientrato dopo in quel giro sicuramente ha guadagnato qualcosa. Vediamo adesso dall'uscita del pit come stiamo messi. Spero comunque nel caso lui uscisse prima di noi che riusciamo a rimanere in scia, così allo ruce lo bruciamo e noi là andiamo a bomba, come se non ci fosse un domani. Ok, no, stanno ancora nel pit. Linea teorica, andiamo al prossimo aggiornamento. Ok, abbiamo guadagnato con il pit, attenzione, perfetto, mamma mia, sportiveggianza.
Attenzione, siamo andati a bomba anche a leggenda. Quindi è stata più battagliata, dai. Però magari la lasciamo allora questa difficoltà anche per i prossimi GP, dai, almeno come detto è più combattuta la situazione. Questo in fondo ci è andato abbastanza bene in realtà, su Spa di solito faccio sempre delle cagate, adesso comunque stiamo guidando, non vorrei tirarmela da solo però. Guidando abbastanza decentemente, non facciamo cagate negli ultimi giri. Ok, ho detto, spero vi stia piacendo questo campionato classico. Certo, se ci fossero più auto sarebbe ancora più divertente, però allora è meglio così, non devo fare attenzione. Ottimo, hai finito il giro veloce. Bene, abbiamo fatto un girone, attenzione. Benzina, sempre più giro. Villeneuve 5 secondi di ritardo su di te, 5 secondi. Prima bomba allora. Mamma mia. Tocco per un pelo. Ma sì, tiriamo a bomba, tiriamo a bomba. Ci frega. Teniamo il nostro vantaggio anche se abbiamo perso un secondo nell'ultimo giro rispetto al giro più veloce che abbiamo fatto prima. Attenzione. Tengo miscela elevata. Ce la giochiamo adesso, tanto due giri mancano. Vai con le sfiammate, che figata che ha. Sono immagini del sorpasso di Mansell proprio su, guarda, su Senna. Non mi ricordo che pista era, su quel rettilineo dove c'erano delle parti che erano ruota a ruota, con scintille che venivano dalla scocca delle auto che toccavano, perché un po' le auto erano molto più basse rispetto adesso, e soprattutto anche l'asfalto era molto più sconnesso di quello di adesso. Bomba. Ultimi giri, ultimo giro e qualche curva. Sì, se un po' d'erba la prendiamo così, ma amicizia.
Mi attacco. Non abbiamo fatto un giro pulitissimo, però la miscela elevata ci ha aiutato ad andare un po' più veloci. Vediamo se facendo un giro pulito, sempre se basta la benzina, riusciamo a migliorare ancora il tempo. Aggressività estrema, cordoli presi così random. Occhio. Mamma mia. Merda. Sì, abbiamo perso, abbiamo fatto un po' male quel misto curva. Va bene uguale, è importante arrivare prima. Vado, cazzo, tocca. Ok, stranamente siamo andati benissimo. Benissimo, benissimo. Facciamoci. Merda, merda. Facciamoci quest'ultimo giro. Siamo andati benino anche a Spa, dove di solito qualche cagata ci esce sempre. È uscita comunque una gara più combattuta rispetto alla difficoltà esperto, perché comunque il vantaggio è tra virgolette di soli 5 secondi, però vanno abbastanza costantemente anche gli altri. Per cambiare marcia ero leggerissimamente distratto, ho fatto cagate. Va bene. Per cambiare miscela. Va bene, va bene. Spa è troppo bella, non so a voi se piace, ma è una delle piste che più mi piace, però è più bella. Che Monza non la disdegno, ma Spa è Spa, mamma mia. Molto tecnica, molto difficile, veloce, ma allo stesso tempo con quel misto. Poi l'Oruge è l'Oruge, mamma mia. La curva di l'Oruge è una delle più belle, se non la più bella del mondiale. Ok. Bene, abbiamo vinto anche a Spa, ottimo, ottimo. Anche ripassando la difficoltà leggenda, questa volta però con la visuale da sopra che aiuta un po' di più, in realtà aiuta, perché soprattutto qui a Spa che sali scendi, quella stando più bassi avrebbe dato qualche piccolo problemino, anche se i problemi più grandi si hanno ad esempio su piste come Silverstone, dove si è molto bassi, poi è tutto pianeggiante su e giù. Va bene, ottimo, ottimo anche così. Siamo ancora primi in classifica, secondo questa volta è Irvine in totale, meno 19, meno 20 Demon Hill e Villeneuve a meno 33. Proseguiamo e noi, vabbè ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento di Formula 1 2013 con il campionato classico. Come sempre fatemi sapere la vostra, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate facendomi sapere con quella vostra, condividetelo, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, il secondo canale quel tale Ale Games, eccetera eccetera. Noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento, che dovrebbe essere, vediamolo un attimo che pista sarà, dovrebbe essere la pista classica, perché all'inizio ho fatto una ed uno, vediamo un attimo, dovrebbe essere sì quella, una di quelle classiche, vediamo. Lasciamo allora difficoltà leggenda, visto che a quanto pare sembra andare abbastanza bene.
meno ci proviamo. Poi, se proprio vediamo che non gliela famo su alcune piste, ci gestiamo un po' con i prossimi video, con le prossime gare. Ne mancano ancora 6 per la fine del campionato. E la prossima tappa è. Dai, dai, che ce la facciamo. Caricamenti infiniti. Alle Estoril, sì, perfetto. Questo anche è abbastanza difficile, quindi la vedo un po' tosta. Leggenda, però la lasciamo. Ci stanno su e giù le gare. Sali e scendi. Vabbè, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.